camera and motherfucking sound! Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili, perché io sono un podcaster e faccio i podcast e farò i podcast fino alla fine. Nessuno potrà fermarmi. La mia missione è fare podcast, perché io sono un podcaster e nessuno potrà fermarmi, perché sono un podcaster, Scusate il rincoglionimento, ma ho visto un film che mi ha assolutamente folgorato. Non ho ancora capito se in positivo o in negativo. Infatti anche questo video sarà un po' diverso dal solito. Non l'ho particolarmente preparato, sarà più una reaction a freddo, perché vi l'ho già visto ieri. Cosa ho visto? Ho visto Agro Drift di Harmony Korine. Cosa diavolo è Agro Drift? Allora, dovessi raccontarvi la trama ci metterei 3 secondi. È praticamente la storia di un killer che viene assoldato per uccidere un uomo molto muscoloso, molto stupido e molto misogino, e alla fine lo uccide senza neanche particolari impedimenti. Ma non è importante la trama di questo film, è importante cosa? Il modo in cui è stato girato? In parte sì. Questo film è stato girato con delle lenti termiche a saturare al massimo i colori, rendendo tutto estremamente non reale. Siamo oltre il surrealismo, siamo oltre l'irrealismo, qui siamo proprio da un'altra parte. E devo dire che l'effetto della termica piace all'inizio, ma il suo effetto wow tende a sparire abbastanza rapidamente. Altra particolarità tecnica che riguarda questo film è il fatto che, chiamiamo le sagome degli attori, le silhouette degli attori che vi hanno recitato, sono state modificate, ornate, potremmo dire, con l'intelligenza artificiale, ispirandosi ai filtri di TikTok. Quindi effettivamente sembrano i filtri di TikTok, quindi questi teschi, queste ali di angelo appoggiate all'attore, oppure delle skin leggermente biomeccaniche. Divertente anche questo, però appunto troppo dichiaratamente ispirato a un qualcosa di cheap e poco interessante come i filtri di TikTok, per farmi dire wow che idea. Perché è stato fatto Agro Drift? Agro Drift innanzitutto dobbiamo dire che è stato girato da un regista un po' particolare, cioè Harmony Korine, che è un regista che fa il cazzo che gli pare, cioè uno che fa quello che gli passa per la testa, e questo film ne è un ennesimo esempio. Ci sono dei significati dietro questo film, sono interessanti? Per me no, nel senso, sono cose che sono già state dette e ridette in altri modi e appunto non scatenano in me una particolare riflessione. Agro Drift è dichiaratamente ispirato a quel mondo di violenza che fa parte di giochi come GTA, per esempio, ma anche tutta una serie di film action, soprattutto anni 80-90, in cui la protagonista assoluta del film era appunto la violenza e tutto il resto era un semplice contorno. Agro Drift è un contenitore estremamente vuoto, all'interno del quale c'è un liquido fluorescente dove galleggiano uomini estremamente violenti, estremamente misogini, donne che vendono il loro corpo, ricchi uomini di affari che assoldano killer senza pietà, ma è tutto estremamente empio. La sensazione che mi ha dato Agro Drift è stato come guardare che cosa succede in un gioco appunto come GTA quando nessuno sta giocando. Nel senso, che cosa fanno i personaggi dentro il mondo di GTA quando nessuno ci gioca? Sono comunque personaggi programmati per pensare in un solo modo. Il killer è il killer, la prostituta è la prostituta, il cattivo è il cattivo.
non possono mai uscire dal personaggio. E questo film, forse, se è letto attraverso questa lente, risulta anche simpatico vedere questi personaggi giocanti e non muoversi in questo ambiente fluorescente, costretti a fare sempre la stessa cosa e a sottolineare quasi questo girone dantesco in cui sei costretto a vivere sempre la stessa vita. Ci sono le voci fuori campo di questi personaggi che fondamentalmente ripetono sempre le stesse cose: io sono un assassino, io uccido sempre la mia preda, io non ho una morale perché la vita è morte, la morte è vita, la vita è merda, la merda è vita. Il cattivo è uno che praticamente chiama prostituta qualsiasi cosa abbia minimamente una parvenza femminile. Quindi sì, da questo punto di vista è più interessante che non da altri. Leggere questo film appunto come veramente il mondo di un videogioco preprogrammato, prestabilito, che si muove in base alla appunto sua programmazione. Era un film di cui avevamo bisogno? No, sinceramente no. Questo è un classico film che vedi una volta, ne parli con gli amici, ci fai un video su YouTube e poi lo metti via per sempre. Anche se c'è una scena di questo film che mi ha fatto gridare abbastanza al genio, ed è una scena in cui ci sono queste stripper che stanno ballando per il cattivo e la sua banda, e dalle vagine di queste stripper escono delle scintille, dei fuochi d'artificio. Ecco, se tutto il film fosse stato così, cioè dichiaratamente spinto verso un assurdo di questo tipo, sicuramente mi sarebbe piaciuto di più. E lo avrei apprezzato sicuramente di più se non ci fossero state le voci fuori campo, perché le voci fuori campo a un certo punto risultano ipnotiche da quanto sono ripetitive, e quindi il rischio di addormentarsi durante il film è altissimo. A livello tecnico, e ho fatto anche dei piccoli esperimenti qui a casa per cazzeggiare un po', la telecamera termica è una gran paraculata, perché ti permette davvero di mascherare tutto, di trasformare tutto in niente e viceversa, il niente in tutto. E da questo punto di vista forse spezzo una lancia a favore di questo film. È stato fatto qualcosa a bassissimo budget, e il contenuto soprattutto narrativo di questa cosa non convincere, ma il progetto in sé apre una conversazione diversa sull'argomento cinema. Non credo assolutamente che il cinema del futuro sarà così, però ben venga quella tecnologia che ti permette di trasformare il poco in apparentemente tanto. Anch'io in casa mi sono divertito a girare scene assolutamente banalissime e a modificarle con la termica. Devo ammettere che il risultato è molto divertente, addirittura il sugo della pasta sembra un qualcosa di cupo e minaccioso. Agro Drift di Harmony Corrine lo trovate disponibile a pagamento sul sito del collettivo di artisti capeggiato proprio dal regista Harmony Corrine. Vi metto il link in descrizione. Quindi Agro Drift, penso che lo abbinerò ad un litro di acqua fresca perché sto sudando come un cammello. E ricordatevi che io sono un podcaster e farò podcast fino alla fine, e nessuno mi potrà fermare perché sono un podcaster. E della versione di Barley tutto. Buona visione, buona bevuta, e non fermatevi alla prima, perché anche voi siete il pubblico di un podcast e dovete ascoltare i podcast fino alla fine. Non avete altra scelta, è il vostro destino.